Lei è stato uno dei fotografi ufficiali del Festival della Moda Maschile di Sanremo. Che cosa ricorda di quegli anni? Che cosa succedeva a Sanremo? Il Festival della Moda Maschile di Sanremo era veramente una fucina di idee, di entusiasmi, di cose nuove che venivano proposte ogni anno per la moda maschile. Anzi, nasceva la moda maschile soprattutto quella dell'accessorio, perché gli accessori allora erano mentre i sarti avevano le loro scuole locali nelle grandi città, Napoli era una delle più importanti dell'epoca, perché c'era quella di Roma, di Milano, quella torinese, ma si rifacevano a modelli esteri, hanno avuto l'occasione di vedersi tutte assieme e di far nascere quella che poi è diventata la moda italiana. Quali personaggi gravitavano intorno al Festival di Sanremo della Moda? Uno per tutti, che era il creatore del Festival della Moda, era Michelangelo Testa, che era il direttore della rivista Arbiter, ed è stato quello che ha avuto la pazienza, la capacità, l'intuito di radunare tutti i sarti che parlavano da luoghi diversi, di portarli per 8 giorni in una città. I primi giorni c'erano una serie di congressi, corsi di formazione, c'erano incontri specifici con le industrie, con tutte, e con l'aiuto dei lanieri ogni anno lanciava i nuovi tessuti, i nuovi modelli, le nuove cose. Quindi il nome in assoluto è Michelangelo Testa. Poi ci sono quelli delle varie scuole, non so, Tosi, Caraceni, Litrico, che era diventato famoso, i napoletani qui ricordo Corduas, ricordo De Biase, Sardi, sì, c'erano diversi, però io ero talmente preoccupato di fare le fotografie che non prestavo grande attenzione a queste cose. C'è tanto di Capri e di Ischia negli abiti del suo papà, ma che cosa avevano di così speciali queste isole da diventare quasi delle muse ispiratrici? Erano assolutamente delle muse ispiratrici, perché lui si ispirava ai colori in assoluto della natura, del mare e di Capri e di Ischia, quindi tutti i blu, i gialli, i verdi, erano tutti i colori del mare che lui amava, del nostro mare. Che cosa ricorda di quegli anni? Vivevo moltissimo con loro e lui era assolutamente una persona esplosiva, e quindi viveva le isole, l'estate al massimo del divertimento, della curiosità, dell'allegria e dei colori sicuramente. Questa sera abbiamo avuto qui la collezione De Simone, quindi un ricordo di suo papà e di quella che poi è la sua attività oggi. Sì, certo, un ricordo, perché erano tutti vestiti proprio di quell'epoca, degli anni 60, ed sono i vestiti ai quali noi poi ci ispiriamo per continuare ancora, spero per tanto tempo, questo lavoro. Nobili intellettuali, ma anche attori, vestivano e vestono tuttora Rubinacci. Ci può raccontare qualche aneddoto, una curiosità? Ce ne sono parecchie di aneddoti, parecchie curiosità. Io ricordo mio papà con Edoardo De Filippo, Vittorio De Sica, anche era un nostro affezionato. Oggi c'è il figlio Christian, che è anche un nostro affezionato cliente. Abbiamo Albertazzi. Ci sono diversi nomi, insomma, molto. Mi ricordo anche io, che già è ancora epoca mia, anche se ero all'inizio, con Peppino De Filippo. Che ricordo, ecco, un aneddoto divertente, erano fine anni 60 e lui, tra le altre cose, ordinò delle camicie, ed era l'epoca in cui si portavano quelle camicie molto strette con 7 pence tutte attillate, era la nuova moda con cascarelle, che erano fatto questa moda francese, e noi gli mettemmo in prova una camicia appunto abbastanza aderente, insomma, e cosa, dice, no Rubina, mi da fare una cortesia, mi da fare una camicia, ci siamo parnuta ieri invece dice deve essere quadrata. Si aprono gli archivi e si scopre che Napoli e la Campania, con tanto di isole, sono la culla della creatività sartoriale. Un lavoro importante è stato fatto col contributo di tanti, dal Ministero alle soprintendenze, alle regioni. Sì, è un contributo molto importante, perché lo stereotipo che noi conosciamo è che la moda abbia come suoi luoghi principali in altre località della nostra nazione, in particolare Milano, Firenze e Roma. La storia invece della creatività sartoriale in Campania è eccezionale e poco conosciuta, e quindi il merito di questa iniziativa è quello di aver scoperto questo filone, questa vena d'oro che noi stiamo andando a ricercare per far venire fuori delle storie incredibili di grandissima innovazione, di grandissima capacità e di grandissima qualità, che fanno della sartoria a Napoli e nelle isole di Ischia, di Capri, a Positano,
un evento di grandissimo rilievo che va rivissuto, riconosciuto e valorizzato. La Soprintendenza Archivistica per la Campania ha svolto un lavoro davvero certosino e quello che abbiamo scoperto è che anche la Campania ha fatto e fa tuttora moda, è così? Sì, certo, la Soprintendenza Archivistica da oltre 2 anni nell'ambito del progetto Archivi della Moda del Novecento sta svolgendo un censimento certosino, come lei diceva. Le nostre funzionarie, Maria Antonietta Taglialatela, Angela Spinelli, come delle Indiana Jones degli archivi, si sono messi alla ricerca di archivi di sarti, sartorie, atelier, boutique e così via e hanno scoperto un universo bellissimo, un patrimonio documentario straordinario che non è fatto solo di documenti ma anche degli abiti prodotti e di tutto ciò che ruota intorno al prodotto moda. E siamo felici di aver potuto contribuire con questa iniziativa di oggi, che è solo un primo passo poi di un lungo lavoro che proseguirà, a valorizzare questo patrimonio che rispecchia la storia di queste realtà di eccellenza. E siamo anche molto orgogliosi del fatto che il Capo dello Stato ha voluto in qualche modo riconoscere l'importanza di questo lavoro concedendo la medaglia presidenziale appunto all'iniziativa La creatività sartoriale campana, abbigliamento maschile e moda mare promossa dalla Soprintendenza.